Per la maggior parte di noi, la catastrofe arrivò come una sorpresa. Non molti capirono e pochi si sentirono così coinvolti da cercare di evitarla. Poi non fu più importante quanti avessero capito o si sentissero coinvolti. Era troppo tardi. Il principio della fine venne nei tardi anni 90. Il clima cambiò. Un anormale freddo fuori stagione ed alcune imprevedibili tempeste di neve arrivarono prima che le messi potessero essere raccolte. Sopravvenne poi una grave crisi energetica e tutto cominciò a mancare. I costi della produzione e del trasporto del grano diventarono altissimi e i disagi furono accresciuti dalla mancanza di un programma governativo per dei progetti di ricerca. La scomparsa di terre coltivabili sotto i fabbricati di cemento armato, la crescita disordinata ed inarrestabile delle città a danno delle campagne, l'inquinamento industriale ed agricolo che avvelenava la terra, l'acqua e l'aria, l'aumento sconsiderato delle popolazioni, al di là di ogni ragionevole limite, sempre più gente, sempre meno cibo. Queste le ragioni per le quali sul finire degli anni 90 la società civile si stava sgretolando in ogni parte del mondo. Nell'autunno dell'ultimo anno della decade, tutto il raccolto nordamericano andò perduto e si dovette attingere alle riserve, cosicché il continente poté sopravvivere per tutto l'anno successivo. Poi, per il freddo improvviso e per la neve arrivata troppo presto, anche il raccolto del secondo anno andò perduto. C'era ancora però in tutti la convinzione di poter sopravvivere, ma ben presto anche questa illusione svanì. Signor Ministro, questo rapporto sembra incredibile. Questo rapporto è molto accurato. Ma perché, signor Ministro, hai aspettato così tanto tempo prima di mostrarcelo? Dottor Abbott, io penso che questo non debba uscire di qui. Ma questo rapporto dice che l'intera popolazione... Questo è un fatto e io non posso cambiarlo. Henry, questo rapporto non lascia dubbi. Carestia! Moriremo tutti di fame. C'è solo una domanda. Quanto tempo abbiamo? Dobbiamo chiederci invece se non sia più opportuno tacere a tutti questo rapporto. Ah, non dire sciocchezze, George. Ogni uomo dovrà pensare a se stesso. E per far questo deve sapere la verità. Assolutamente no. Cercate di mantenere la calma. Ma come si può restare calmi? Il raccolto dell'anno scorso è stato nullo. E il raccolto di quest'anno è gelato sulla terra. Io mi associo a quanto ha detto prima Abbott. Comunque, non si può dare la colpa al governo per il cambiamento di clima. È colpa nostra se abbiamo cielo sereno per un momento e subito dopo neve e gelo? Come se fosse dicembre in agosto. Chi potrebbe... Ma certo la colpa di non aver avuto lungimiranza. Ci sono stati due cattivi raccolti e il governo ha venduto le nostre riserve di grano. Milioni stavano morendo in Asia. Facendo anche un ottimo affare. Questa è una volgarissima... Non ti permetto di parlare con voi. Per favore, state calmi. Ma adesso cosa mangerà la gente? Tu sei l'esperto. Prova a dirmelo tu. È troppo tardi, Harry. Non posso più aiutarti. Ma con i raccolti al coperto, intendo la coltivazione in acqua. È impossibile. Non potremo sfamare l'intera popolazione urbana con delle installazioni idroponiche. E inoltre non riusciremo mai a costruirle in tempo. E comunque non ci sarebbe energia per farle funzionare. E con il pesce? Con i prodotti del mare? Questo incredibile freddo ha distrutto tutte le risorse del mare. Il freddo e i veleni chimici. Allora, cosa facciamo? Ridurre la popolazione. Eutanasia, uccidere i vecchi, gli ammalati, giustiziare i prigionieri. Ma è assurdo. La gente non accetterà mai questo. Lo faranno se conosceranno questo rapporto. Le popolazioni si ribelleranno. Noi dobbiamo prendere tempo. Finché le cose cambieranno. Se le cose cambieranno, cambieranno in peggio, George. Il clima peggiorerà sempre di più. Non saremo più in grado di coltivare niente. E quindi non abbiamo scelta. Dobbiamo mentire. E cosa dobbiamo dire? Noi diremo che abbiamo una scorta temporanea, ma grossi problemi di distribuzione. E che taglieremo le razioni della metà. Dal 60 al 30%? La gente non accetterà mai. Accetteranno, se tutti crederanno che è un fatto provvisorio. Ah. Controlleremo i mass media, introdurremo la legge marziale. Interromperemo le comunicazioni. Impediremo tutte le telefonate. E scapperemo velocemente quando scopriranno che non potremo dargli neanche il 30%. Signori, per favore. Adesso passiamo alle votazioni. Per alzata di mano. Tagliamo le razioni al 30%. Imponiamo la legge marziale e coprifuoco. Togliamo l'acqua.
Interrompiamo tutte le comunicazioni a lunga distanza. E per nessun motivo noi diremo la verità alla popolazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Questa assemblea ha approvato le proposte dei ministri. Adesso niente avrà più importanza. In pochissimi giorni questa nazione sarà invasa da una nuova ondata di terrore. Milioni di persone si aggireranno per tutte le campagne come pazzi, alla ricerca di qualcosa da mangiare, lottando per l'ultima briciola di cibo e per un goccio d'acqua, uccidendo anche. Perfino la peste sarà un gran sollievo dopo quello che accadrà nei prossimi giorni. Purtroppo dobbiamo farlo, Bobby. No, papà, ti prego. Ascolta, tesoro. In tempi migliori avremmo tenuto senz'altro Melody. Ma adesso non abbiamo più cibo per lei. E per quanto magra possa essere, è la nostra più grande risorsa di cibo per l'inverno. Ma lei è mia, l'ho cresciuta io. Ho vinto il premio al concorso con lei. Lo so, Bobby, che è duro. Ma molte persone adesso devono fare cose che non avrebbero mai voluto fare. È perché dobbiamo vivere. Tua madre, tu, io e Michael. Anche se Susan e John stanno per sposarsi, avranno bisogno di aiuto. Mi dispiace, tesoro, credimi. Come sta andando, figlio? Credo che si sia rotto il pistone. Beh, lavoraci su. Abbiamo bisogno del trattore per il progetto. Thank you.
Dove stai andando con quello, papà? Devo uccidere Melody, è ora. Così potrei dare la nostra carne a quel bastardo di città. Michael, adesso basta. John diventerà uno della famiglia. Abbiamo già parlato di questo. Io continuo a pensare che tu sia irragionevole. E qualunque sia la tua opinione, non la voglio ascoltare mai più. La mucca non è nella stalla. E dove sta? È con Bobby. L'ho vista portare Melody fuori dalla stalla. Dove? Sembra che non ci sia più niente. La vedi quella casa laggiù? Vai da quella parte, gira qui a sinistra. Forse là potremo trovare qualcosa. Da quella parte, lì. Bene. Qui sembra meglio. Scommetto che questa gente ha messo da parte un sacco di roba. Vedrai, Melody, andrà tutto bene. Io conosco un posticino dove papà non ti troverà mai. Non farti tirare. Ehi, ehi, ragazzi, guardate un po' là. Un bel bocconcino, signor Logan. Penso proprio che abbiamo vinto alla lotteria. Vieni qui, Melody. Corri! Forza, corri, Melody! Sbrigati! Su, Melody, corri! Forza! Da questa parte! Vieni, Melody! No! Lasciala! Lasciala! Cosa volete? E fatto! Lasciatela! Sam, prendi questo. Pensaci tu. No! No! Vieni qua! Vieni. Lasciala stare! No! No! Attenzione. No! Sta ferma! Sta arrivando qualcuno. Forza, sbrighiamoci, andiamo. Non potete, è mia. È il nostro cibo per l'inverno. No. Così. Su, forza, tira. Tira, su. Forza, forza, tira. Così. Presto, presto. Abbastanza spazio lì dietro, Freddy. Cerca di non beccarti un calcio. Avete visto che faccia ha fatto la bambina? Ah, una buca intera, ancora non riesco a crederci. Ecco, Freddy, sei fortunato che non abbiamo presa un'altra, se no finivi sul tetto. Nella vecchia fattoria. Ia, ia, oh. E la mucca adesso è qui. Ia, ia, oh. Il roast beef è qui. La bistecca è qui. Nella vecchia fattoria. Ia, ia, oh. Quante mucche a zio Tobia. Ia, ia, oh. Ehi, ehi, ragazzi, guardate un po'. Cosa? Vedete anche voi quello che vedo anch'io? Il vecchio furgone deve essersi rovesciato almeno quattro volte.
Grant, cosa possiamo fare? Beh, dobbiamo prendere più precauzioni. Dovresti inseguirli e ucciderli, papà. I Thurston, i Thompson. Quante altre fattorie dovranno saccheggiare prima che ci ribelliamo? Figliolo, farò tutto quello che è necessario per proteggere la mia famiglia, ma senza creare altri problemi. Questo non basta. Aspetta un momento, figlio. Ricordati, sono io il capo di questa famiglia. Sono sicuro che se spettasse a te decidere, andresti ad allearti con Wilcox alla sua banda. Almeno Frank Wilcox ha intenzione di combattere. Frank Wilcox è una testa calda. È uno pseudo poliziotto al quale piace soltanto il potere. Concede la sua protezione in cambio di cibo e questo è un ricatto. Lui proteggerebbe questa fattoria. Certo. E sarebbe anche capace di uccidere qualcuno. Ma io non voglio sporcarmi le mani con il sangue di nessuno. E il sangue di questa famiglia? Michael! Forse il ragazzo ha ragione. Tutto il mondo sta per crollare. Potremmo essere fatti a pezzi. Forse dovremmo rispondere colpo su colpo. No, cara, non è certo questa la strada. Dobbiamo trovare nuovi metodi di coltivazione. Ma come si può? È agosto e sembra di essere in dicembre. Lo so, non c'è alcun senso in tutto questo. Ma se non si può coltivarlo fuori, dobbiamo organizzarci per far crescere il grano al riparo, fin quando le cose non torneranno normali. In qualche modo dobbiamo andare avanti, prepararci a sopravvivere, non a morire. Andrà tutto bene. Charles, è veramente assurdo. Cosa c'è, papà? Perché sei così agitato? Non hai ancora saputo? Lo hanno appena annunciato. Hanno ulteriormente ridotto le razioni alimentari. Adesso siamo al 30%. No, non è possibile. Non era già sufficiente prima. Charles, c'è qualcosa di molto strano. Guarda qua. Sono sicuro che queste cifre spiegheranno tutto. Inserisci questi dati nel computer e vedrai. Ci stanno mentendo, mio caro. Sono sicuro che il governo ci sta mentendo. Pronto? Joyce, dove sei? Joyce, calmati. Che cosa c'è? Cos'è successo? Oh, mio Dio. Va bene, adesso tornatene a casa. No, non voglio che provi in un altro posto. Papà è qua. Troveremo del cibo da qualche altra parte. D'accordo, a più tardi. I magazzini del governo sono del tutto vuoti e non ci sarà niente per i prossimi 3 giorni. Credo che dovremo andarcene in campagna. I contadini hanno sempre delle riserve. È inutile. Il governo ha requisito le scorte degli agricoltori. A loro non sarà rimasto più niente adesso. Dobbiamo provarci lo stesso. Tu hai moglie e figli e tua figlia è molto malata. È l'unica possibilità. Va bene, proviamoci. Vanno bene queste? Sì, avevo bisogno di questa. Grazie, tesoro. Andrò a scuola quest'autunno, papà. Non credo proprio che ci sarà scuola quest'anno, tesoro. Ci penserà tua madre a farti lezione. Non è come andare a scuola. Capisco, ma è la cosa migliore che si può fare adesso. Ciao, ciao. Ciao, Bobby. Ciao, papà. Ciao, Susan. Che notizie dal fronte? Ah, bene. Diciamo tutto bene. La guerra è sempre più dura, soprattutto con questo trattore. La mamma è in casa? Sì, stava aspettando che tu tornassi perché deve misurarti qualcosa. Oh, adesso vado dentro. Papà, sei sicuro che tutto andrà bene? Ma certo, tesoro, tutto andrà bene. Per il vostro matrimonio è tutto pronto, a meno che voi due non abbiate cambiato idea. Ah, no, non ci pensiamo neanche. Andiamo, Bobby, a chi arriva prima a casa. Sì, vai. Forza! Posso darti una mano?
Secondo Michael si tratta di un pistone rotto. Susan mi ha detto del furto. Sì. Lily e io volevamo darvi un po' di quella carne da mettere da parte, qualcosa di speciale per le vostre nozze. Grazie ugualmente per il pensiero. Come va con l'idroponica? Beh, il Dipartimento dell'Agricoltura dice che non è possibile. Ci sarebbero pure delle ottime lampade per illuminare le serre, ma non c'è abbastanza energia per farle funzionare 18 ore al giorno. E usando dei motori a vapore? Non ne vogliono neppur sentir parlare. Dobbiamo fare tutto da soli. C'è Frank? Sì, è dentro. Signor Wilcox. Mike, che cosa c'è? Ho sentito che lei dà una protezione particolare a qualche famiglia e mi chiedevo... Oh, un momento, chi te l'ha detto? L'ho sentito in giro. Ragazzo, io do la stessa protezione a tutti quanti. Sono la legge. Questo è il mio lavoro. Sì, certo, questo lo so. Io stavo soltanto dicendo... Ho pure assunto un'altra guardia per proteggere le fattorie. È naturale che mi occupi della mia gente, no? Ah, sì, certo, capisco. Ascolta, dopo che i Thurston e Thompson sono stati derubati, alcuni contadini mi hanno chiesto di tenere d'occhio le loro case. E naturalmente mi hanno dato un po' di cibo in più. L'ultima volta che ho parlato con tuo padre mi ha detto che non gli interessava. Oggi hanno assalito la nostra fattoria e hanno preso la nostra mucca. Oh. E adesso Grant vuole trattare. No. Ma ho una proposta da farle. Io collaboro con lei. E lei, in cambio, vigila sulla fattoria di mio padre. Senza pretendere il cibo come fa con gli altri. Tu al posto dei viveri. Sono bravo con la pistola, signor Wilcox. Mi sembra giusto adesso come lunghezza. È ancora un po' troppo largo qui. Beh, quando avevo la tua età mangiavo un po' più di sì, te. Ma avevi dei problemi di linea. Bene. Ecco. Ciao, papà. Come va il trattore? Ah, non molto bene. Come ti sembra, Grant? Sei bellissima, Susan. Sei bella come tua madre. Ah, una volta. Grazie, forse. Papà. Vado nella stanza da letto a guardarmi nello specchio grande. È tutto così inutile. Perché sposarsi? Perché? Per avere una vita di stenti. E questo è il mondo che abbiamo preparato per i nostri figli. È l'unico mondo che abbiamo, cara. Dobbiamo provare a migliorarlo. Soprattutto per i giovani, è il loro mondo adesso. E se loro hanno fiducia nel futuro, anche noi dobbiamo averne. Ti voglio bene, Grant. Non smettere mai, cara. Ho bisogno del tuo amore. Nevica. Che diavolo stai facendo? Ciao, Mike. Sembra che abbia solo bisogno di una fascia nuova. Dopo pulirò anche il carburatore. Perché non te ne vai via? Smettila, Mike. Non devi parlare così. Non abbiamo bisogno di tipi come lui qui. Che cosa c'è che non va? C'è che voi bastardi di città venite qui solo per rubarci il pane. Susan mi ha detto della mucca. Mi dispiace. Tu non sei diverso. Stai rubando la nostra terra. Io ho comprato quella terra con il denaro che mi sono sudato. Non ho rubato niente. Tu hai comprato la terra di Stevens perché non poteva pagare la banca. E questo è come se l'avessi rubata. Ascolta, Mike, sto per diventare tuo cognato. Perché non la smetti con questi assurdi pregiudizi? Tu vuoi sposare Susan solo per mettere le mani sulle nostre riserve? Michael, togliti di mezzo.
Sarebbe meglio che ti controllassi. Oh! Papà! Papà! Papà, corri! Stanno litigando! Diavolo vi prende. Che avete voi due? Va tutto bene. Sì, tutto bene. Ecco con chi ce l'ho. Con mia sorella e con quel bastardo. Mike, stai ingiusto, figlio. Ingiusto? Tu dai sempre ragione a lui. Sembra che sia lui tuo figlio. Bene, prenditelo. Io andrò da Frank Wilcox. Michael, aspetta un momento. Cerca di essere ragionevole. Resta qui ad aiutarci con il progetto. Wilcox è un uomo corrotto. Ti farà diventare un assassino. Sento ancora qualche bersaglio. Vuoi provare, Mike? Certo. Ecco qua. Tieni, prendi. A posto. Serbatoio di cui stavi parlando per mischiare l'acqua e i minerali? Sì. Pensi che sia abbastanza grande per noi? Direi di sì. Sembra proprio che possa andar bene. Adesso dovrò trovare una pompa per far circolare bene l'acqua. Sto pensando che se costruissi un muro qui aiuterebbe certo a mantenere il calore. Mangiate piano, mi raccomando. Questo è tutto per oggi. Fatevelo bastare. Papà! Forse dovrò ingrandire le finestre. Dovrà esserci sempre molta luce qui. Papà! Papà, corri! Ci sono degli uomini! Che cosa volete? Mi chiamo Charles Emmis e questo è mio padre James. Siamo già stati in un paio di fattorie allora? Nella zona, ma speravamo di poter comprare qualcosa da mangiare, qualsiasi cosa. Non possiamo privarci di niente. Ma noi possiamo pagare. Fissi lei il prezzo. Voi in città dovete farvi bastare le razioni che vi passa il governo. Nei negozi non c'è più niente. Ma cosa sta dicendo? I magazzini statali sono vuoti. Hanno promesso che daranno qualcosa nei prossimi giorni, ma nessuno ci crede più. Non riesco a capire come sia possibile questo. So che hanno ridotto e razionato, ma come può il governo essere senza scorte? Mio padre è convinto che le autorità ci stiano mentendo. Sono più che sicuro di questo. La carestia e il razionamento sono purtroppo soltanto all'inizio. L'intero sistema sta per crollare. È per questo che hanno introdotto la legge marziale e il coprifuoco. I governanti hanno paura che la gente scopra la verità. Il governo ha già requisito le nostre riserve. Abbiamo cibo solo per l'inverno e anche quel poco lo dobbiamo razionare. Non vi posso aiutare. Mio figlio, vede, ha una famiglia. Sua figlia, Trudy, è molto malata. E ha bisogno di cibo decente. Qualcosa di cui potete privarvi. Mi dispiace. Per favore, signore. Papà, papà! Non mi sono mai inginocchiato di fronte a un uomo, ma adesso la scongiuro. Non certo per me, ma per la mia nipotina. Papà, puoi dare a Trudy la mia cena? Mia figlia mi ha appena ricordato una cosa molto importante, che non si può pensare soltanto a noi stessi. Non possiamo offrirvi molto, ma venite dentro. Oh,
Queste uova sono state appena fatte, signor Emis. Senta, sono ancora calde. Non è incredibile? Uova fresche, appena fatte. Non è un miracolo? Speriamo che le galline non ci sentano, si monterebbero la testa. Papà! Sapete, non mi ricordo neppure più dell'ultima volta che ho riso. Già, ma torneremo presto a ridere. Noi rideremo di sicuro domani. La nostra figlia maggiore si sposa. Auguri, mi piacerebbe farle un regalo. Grazie, ma loro riceveranno quello di cui hanno bisogno dagli amici, i viveri. Signor Franklin, signora Franklin, vorrei avere le parole per... Ci ha fatto piacere. Vorrei solo poter fare di più. Forse io ho qualcosa. Mia moglie è morta l'anno scorso. Per favore, date questo anello alla giovane coppia. Un regalo della nostra famiglia alla vostra. Grazie. E grazie anche a te, signorina. Saluta Trudy da parte mia. Certo, lo farò. Aspetta là, Mike. Stenson, vieni indietro. Bene, così va bene. Fermo qui. Ok, Mike, vieni. Questo dovrebbe scoraggiare chiunque a passare. Questo è sicuro. Ehi, Frank, guarda un po' lì. Che cos'è? Forse è un incidente. No. Sembra piuttosto un blocco stradale. Non c'era quando siamo passati prima. Riconosci quella macchina, Mike? No, non devono essere della zona. Stenson. Mi auguro per loro che siano di qui. Dovremo cercare di evitare il blocco. Forse posso aggirarlo attraverso i campi. Ma per quale motivo se non abbiamo fatto niente? Abbiamo dei viveri in macchina. Coprili. Quegli uomini sono armati. Ecco, ci siamo. Tieniti forte. Inseguiamoli. Maledizione, non riesco a controllarla. Ci hanno circondato. Forse è meglio fermarci. Va bene. Forza, uscite. Ma che vuol dire questo? Non abbiamo fatto niente. Che diavolo fate da queste parti? Mio figlio e io siamo venuti qui per fare un giro in campagna, per respirare un po' d'aria. Sicuro? E per un po' di cibo fresco, no? Sentite, adesso noi dovremmo tornare in città. Certo, solo un momento. Stenson? Vieni a vedere, Frank. Bene, bene, un vero e proprio supermercato. Un momento, quella roba ci è stata data. Oh, come no? È la verità. Frank, questo è il nome. Ce l'hanno data loro. Quella è la mia famiglia. Se le è successo qualcosa, io... Noi non siamo ladri. Va bene, Mike, lascia stare. Da una mano a Stenson a scaricare questi viveri e metteteli nella jeep. Non potete farlo! Non potete farlo! Questa è roba nostra! Cerca di stare calmo, nonno! No, è per i bambini! Lascialo! Lascialo! Moriranno di fame! Lasciami! Lasciami! Papà! Papà! Papà, cos'hai? Il cuore. Non riesco a respirare. Aiutami, Charles. Che diavolo gli ha preso? È malato. Aiutatemi. Per favore. Stenson, dagli una mano.
Se gli accade qualcosa... Ma che cosa vuole? Noi non abbiamo fatto niente, non è vero, amici? Eh? Ma certo, Frank. Beh, tutti ce ne dobbiamo andare prima o poi. Mike! Ti porterò in ospedale, papà. Sì, in ospedale. Rilassati. Cerca di stare tranquillo. Mi sento male. Molto male. Andrà tutto bene. Non riesco a respirare. Stiamo per arrivare. C'è un ospedale a bordo. Non è lontano. Ti riporterò in città appena ti sarai rimesso. Lo so che vuoi stare vicino alla tua famiglia. Papà. Papà! Farò pagare. Non c'è più niente nel negozio, tornate domani. Questo nella zuppa. Non so come ci riesci, mamma, preparare i pasti con niente. Beh, ho aguzzato l'ingegno, ho fatto esperienza. Le cose andranno meglio. Sicuro. E da voi come vanno? Oh, ci siamo sistemati molto bene. Johnny ha appena finito di montare il letto. Beh, questo è importante. Sei emozionata? Sì. Tu non lo eri. Certo, e anche se è stato molto tempo fa, me lo ricordo bene. Spero che Michael cambi idea su John. Ma certo, dagli tempo. Sono molto preoccupata per questo. Michael cambierà, vedrai. È un'età critica, si atteggia a fare l'indipendente. E poi ha la testa dura come tuo padre. Lui non era molto diverso l'età di Michael. Spero che venga al matrimonio. Voglio che nulla rovini quel giorno. E niente lo rovinerà. Dai, sbrighiamoci, o passeremo qui la notte.
questo è tuo padre, Kit. Vai subito a prendere Trudy. E tu cerca di sorridere. Tuo padre avrà passato un sacco di guai per trovare da mangiare. Perciò sii allegro, avremo una buona cena. Charles, ma dove hai messo la roba? Ma cosa è successo? Papà, mi hai portato qualcosa da mangiare? No, tesoro mio. Non ancora, ma lo farò presto. Sta tranquilla. Te lo prometto. Te lo prometto? Come puoi promettere quando sai che non c'è nulla? Il mercato nero. Devo provare al mercato nero. Molto belle. Sì. Molto belle. E adesso vediamo che cosa c'è qui. Oh, bene. Ha investito molto bene, signor Emis. Ah, sì. Sono azioni veramente sicure. Le prende. Le prende tutte. Ah, mi dispiace, ma non posso farci niente. La fabbrica. Le posso dare la mia fabbrica? Ma che ci faccio di una fabbrica di computer? Non c'è più nulla da computerizzare. Bene, le darò la mia casa. Tutti i miei quadri. Qualsiasi cosa. Mi dia solo il necessario per l'inverno. Signor Emis, lei mi sta pregando. Non è una bella cosa per un uomo della sua posizione sociale. No. Io ho già tutto quello che mi occorre. Se le dovessi dare i miei viveri e l'anno prossimo ci fosse un altro pessimo raccolto, avrei dei problemi. Ah, mi dispiace. Logan, aspetti un momento. Vacci piano, amico, vacci piano. Come sono cambiati i tempi, signor Remis. Non molto tempo fa, lei era un pezzo grosso ed io non ero nessuno. Ma ho sempre pensato di essere più furbo di lei. E mentre lei e i suoi importanti amici facevate scorte di oro, io facevo scorta di viveri. E adesso è venuto fuori che questa è l'unica cosa che abbia veramente valore. Sì, proprio così. Andiamo, Sam. E cerchi di non infastidirmi più. So dove trovare del cibo. Perché non lo prende? Io non posso. Ma voi potete. C'è una fattoria. Domani ci sarà un matrimonio. E gli invitati porteranno regali in viveri. Dov'è? Prima dobbiamo metterci d'accordo. Che cosa vuole? La metà di quello che troverete. Hai sentito, Sam? Va bene. L'avrà, se ne troveremo. Dov'è? Venga, ora le mostro. Faccia vedere. Lasciate la strada principale e quando arrivate all'incrocio... È una bella festa, oh, vero? Certo. Ecco, possiamo tutto su. Ecco. Su, dammi anche. Finalmente vediamo. Grazie. Sì, sono capo. Scusate, amici, posso avere la vostra attenzione? Questo non è forse il momento migliore per dirvi quello che devo dirvi, ma voglio approfittare del fatto che non potete scappare. L'altro giorno è capitata qui gente dalla città e sembra che lì la situazione sia molto più seria di quanto non pensassi. Sono finite le scorte di viveri. Alla radio dicono però cose diverse, solo che hanno tagliato ulteriormente i viveri. E questa appunto è la cosa peggiore, amici. Sembra infatti
che quello che dicono alla radio siano solo bugie per tenere buona la gente. Le cose andranno molto peggio prima di poter migliorare. Molti di noi possono resistere per un po'. Ma cosa accadrà se avremo un raccolto come quello dell'anno scorso o addirittura peggiore? Io avrei un'idea. Ci sono dei problemi che possono essere risolti abbastanza facilmente. Ma potremo risolvere questi problemi solo se lavoreremo tutti insieme. Qual è quest'idea, Grant? Adesso gli sposi sono troppo impazienti. Ma se rimarrete qui dopo la cerimonia, vi spiegherò tutto quanto. Reverendo? Vabbè, sì. Susan. John. Siamo qui riuniti per festeggiare questo giorno per voi speciale. E a partecipare alla vostra gioia ci sono le vostre famiglie, i vostri amici, la gente della comunità. Sta dunque per cominciare la vostra nuova vita nel sacro vincolo del matrimonio. E conoscendo i problemi che ci troviamo ad affrontare, tutti costoro sono venuti con regali d'amore e di cibo. Benediciamo quindi questo cibo, che può aiutarvi per qualche giorno. E questa prova di solidarietà sarà per voi il miglior viatico per il vostro futuro. Sta attento, c'è un blocco stradale. Questi contadini si stanno facendo fuori. Sono furbi. Spaventati, che cosa pensa di fare? Tu guida normalmente e voi ragazzi accucciatevi la dieta. Piano, rallenta. Tu vieni con me, Sam. Fermatevi, ho detto fermatevi qui. Sta a guardare. Non si può andare più avanti di così, signore. Un momento. E questa è la strada per la fattoria dei Franklin? Perché vuoi sapere? Beh, c'è un matrimonio e noi stiamo andando là per portare un regalino alla sposa. Oh, Susan. Sì, proprio lei. Bene. Ma non siete un po' in ritardo per la cerimonia? Già, ha ragione, ma il fatto è che abbiamo sbagliato strada. Abbiamo una cartina, ma non so se dovremmo essere qui, non è vero? Sì, proprio non è così. Qui. La fattoria è un po' più in giù su questa strada. Ma attenzione, la cerimonia si svolge nella chiesa, appena passata la fattoria. Non si può sbagliare. Allora proseguo per questa strada? D'accordo, grazie tanto. Prego, aspettate un momento. Chi sono quegli altri dentro l'auto? Oh, beh, sono invitati anche loro. Non posso lasciarvi passare tutti quanti. Ecco, siamo in ritardo. Non vorrà farci perdere tutta la cerimonia, vero? Su, aspetto, andiamo. Ti amo, Susan. Io ti proteggerò per tutta la vita. Tu sarai la mia famiglia. E la tua famiglia sarà la mia famiglia. E la onorerò come onorerò te. Perché tu sei parte di me. Stenson, che è successo? È stata gente di città. Stanno andando alla chiesa e gli ho indicato io la strada. C'è il matrimonio. Prendi questo. Andiamo. Ricordate, questa è una chiesa. Non sparate. Non deve essere fatto del male a nessuno. Andiamo. E così, come tu mi darai il tuo amore, così io dedicherò la mia vita a te. Io sarò parte di te, da questo giorno e per tutti gli altri giorni che passeremo insieme. E come tu onorerai me, così anch'io onorerò te. Mi dispiace interrompervi, ma non ci vorrà molto. Restate dove siete e nessuno vi farà del male. Papà, è lui quello che ha ucciso Melody. Sei tu, Franklin? Sono io, che cosa volete? Sta tranquillo, non succederà niente. Vogliamo soltanto i viveri. Amici, fermi dove siete. Nessuno tenti di fare qualcosa. Lasciate che prendano quello che vogliono e che se ne vada. Bene. Sam, e tu? No. John! Fermalo, Sam! No!
Fermi dove siete! No! Ho detto fermi dove siete! O qualcuno si farà del male! Sarà meglio che obbediate. Comandante, questo. Forza, sbrighiamoci! Su, forza. Andiamo, andiamo! Forza! Piangere, Susan. Sono andati via. Non parlare, ti prego. Sì, non è niente. Starai subito meglio. Sì, devo solo stare sdraiato. No, non piangere, Susan. Solo sdraiato per un po'. Andrà tutto bene. Tutto bene. Questi dannati contadini si sentono tutti quanti dei cowboy. Stai calmo, Freddy. Non è grave. Noi ti cureremo e guarirai presto. Sta tranquillo. Non torneranno più, vero Mike? Ci puoi scommettere. È morta. La mia Lily è morta. Morta. Oh mio Dio. Mamma. Grant, credimi, mi dispiace molto. Vattene via subito di qui, Wilcox. O giuro che ti ucciderò. Vieni con noi, Mike. Aspetta. Papà. Cenere alla cenere, polvere alla polvere. Amen. Papà, penso che dovresti vedere questo. Amis? Papà. Susan. È tutto a posto, papà.
Michael, prenditi cura delle tue sorelle. Puoi contare su di me. Non le perdere mai di vista. Bobby ti aiuterà nei lavori di casa. Per quel che riguarda Susan, non lo so, cerca di aiutarla se puoi. Si è completamente chiusa in se stessa. Sta attento, papà. Michael. Grazie, figlio. Stai andando in città, non è vero, papà? Devo vedere qualcuno, tesoro. Papà, vorrei che prendessi questo come portafortuna. Questo è il premio che hai vinto per Melody. Il più bel vitello della mostra. Grazie, tesoro. Lo terrò sempre con me. Adesso però è meglio che vada, eh? E fai la brava. Non preoccuparti per noi, papà. Staremo bene, ma tu torna presto, eh? Lo farò. Ciao, papà. Ciao, Bobby. Susan, riuscirai mai a perdonarmi? Susan, darei la vita perché tutto tornasse come prima. Ti prego, non chiuderti in te stessa. Susan! Eccoci, fermi qui.
Mi mostri i suoi documenti. Certo. Qualcosa non va? Qual è il motivo per cui vuole entrare in città? Ecco, è personale. Tutti i non residenti devono avere un motivo specifico. È solo per un soggiorno limitato. Abbiamo il coprifuoco dalle 8 di sera. Molta gente sta invadendo la città alla ricerca di viveri. Ma lei ha un permesso per quest'arma? Veramente è solo un fucile da caccia. Bene, venga fuori da questo furgone. Andiamo, andiamo, svelto. Grazie a Dio siete arrivati. Non ringrazi Dio, non ringrazi nessuno. Dagli la sua parte e andiamo via di qui. Ma cosa c'è? Cos'è successo? Hanno tentato di uccidere il signor Logan. Sono degli assassini, hanno sparato al migliore dei miei uomini. E tutto questo per pochi viveri. Credevo che ce ne fossero molti di più. Cerchi di accontentarsi di questo. Ma non se la caveranno così facilmente, specialmente quel Franklin. Giuro lo farò a pezzi, lui e tutti quei suoi luridi amici contadini. Vuole ritornare là? Ci può giurare che tornerò là. Pensa davvero che li lascerò tranquilli? Dopo tutto quello che mi hanno fatto. Vogliono il gioco duro, è così. E adesso glielo farò vedere io, il gioco. Andiamo, su, sbrighiamoci. Allora potrò avere ancora qualcosa. Ora lei sta diventando un po' troppo pretenzioso. Avevamo un accordo. 50 e 50. Se vuole avere ancora roba, prenda un fucile e venga a rischiare la pelle con noi. Se invece, come credo, lei resterà qui, tutto quello che troverò sarà soltanto mio. No, non può essere giusto. Devo aver sbagliato. Deve essere un errore da qualche parte. Ci deve essere. Accidenti. È possibile. Bugie. Bugie. Oh! Frank! Questa cartina. L'hai disegnata tu? Io dovevo trovare da mangiare. Oh! Oh!
Cerca di capire, non avevo scelta. Ah, finiscila! Tu avresti fatto la stessa cosa. La mia famiglia deve vivere. La tua famiglia? E allora la mia famiglia? Mia moglie non aveva il diritto di vivere, è mio genero. E mia figlia non aveva forse il diritto di essere felice? Ma di cosa stai parlando? Che sono morto! Tu li hai uccisi per questo! Non io! Logan! Io gli ho dato solo l'indicazione. Doveva solo prendere i viveri e darmene un po'. Io ti ho dato del cibo! Cibo che ho tolto alla mia famiglia per darlo a te! E poi te lo sei ripreso! Io me lo sono ripreso! Quel mascalzone di tuo figlio e i suoi amici si sono ripreso tutto e hanno ucciso mio padre. Ucciso tuo padre? Il suo cuore era debole. Ha avuto un attacco quando è successo. Dio mio. Ormai non fa differenza. Vieni qui, Franklin. Guarda questo. Riserve di grano. Alimenti liofilizzati, produzioni marine, razioni militari e riserve, stime di scorte agricole, cibo sintetico, il tutto diviso per le razioni al 30% di tutta la popolazione del Nord America. Ecco. Ma non è possibile. Soltanto 27 giorni. Non hai capito, Franklin? È finita. È la fine del mondo. No, non l'accetto. Abbiamo un po' di cibo. Riusciremo a produrne ancora. Logan e i suoi uomini stanno andando alla tua fattoria. Andranno da tutti e faranno razzia di tutto. Mio Dio, i miei ragazzi. È inutile che provi il telefono isolato. Te l'ho detto, è finita. È finita! Eccoci qua, cara. Penso che, essendo questa un'occasione speciale, dovremmo sederci a tavola tutti insieme. D'accordo? Mm-hmm. Allora, papà, è pronta la cena. Ma certo, cara. E adesso capirete perché ho la reputazione del miglior cuoco dello Stato. Lascia che ti aiuti. No, no, tesoro, rimani esattamente dove sei. Sarò io a servire questo banchetto. Va tutto bene? Tu? Sì. È bello che tu sia seduta qui con noi. Penso che ci sarà una sorpresa speciale per te oggi. I tuoi fratelli sanno già cosa ha portato papà dalla campagna. La tua verdura preferita. I cavoletti di Bruxelles. Giusto. Stiamo appunto per mangiarli. Ricordate quando avevamo i cavoletti di Bruxelles in giardino? E Graham piantò dei fagioli e quando furono pronti li mettemmo in frigo. Il prossimo anno avremo una vera estate. Farà caldo e potremo di nuovo piantare i semi.
E cosa pianteremo? Cavoletti di Bruxelles. Certamente. Pianteremo i cavoletti di Bruxelles, e i fagioli, e i pomodori, e lattuga. Pianteremo molti tipi di lattuga. E anche i ravanelli, che crescono così velocemente e sono buoni e croccanti. E avremo anche carote. L'anno prossimo avremo anche della frutta. Non c'è nessun motivo per cui non possiamo farla crescere in giardino. Basterà... Eccomi qua. Trudy. Ecco. Kit? E questo è per te, Joyce. Aspettate. Oggi è accaduto un vero miracolo in questa famiglia. Nel passato questa tavola è sempre stata ben imbandita, ma in questi tristi momenti anche un semplice pasto come questo sembra un vero banchetto. Ne siamo contenti e lo ricorderemo per sempre. E, Signore, noi ti ringraziamo per tutto quello che hai voluto darci e che ci darai ancora. Amen. Chiudi la porta principale. Perché? Non fare domande, fallo. Vieni, Susan. Svelta. Dai, andiamo. Sta giù. Giù. La porta è chiusa. Bene. Adesso tu sorveglia da quella finestra. Forza, vieni, mettiti giù. Giù. C'è Michael, che sta succedendo? Sono loro, gli stessi che hanno ucciso la mamma e John. Sembra tutto tranquillo, signor Logan. Harry,
Da un'occhiata alla tenda. Mike, ne sta arrivando uno. Bene, mettiti giù. Ma ci scopriranno. Così si sono nascosti. Maledetti! Sparategli! Fateli uscire subito da lì! Devo parlare subito con Wilcox. È laggiù. Non mi aspettavo di vederti così presto. Quella gente, gli stessi del matrimonio, stanno andando alla mia fattoria. Ho bisogno di aiuto. Sei convinto che avevo ragione? Hanno deciso di attaccare anche gli altri contadini e di portarsi via tutto. Stenson, raduna tutti gli uomini e mandali alla fattoria. Abbiamo bisogno di tutto l'aiuto che possiamo trovare. Che vi succede, ragazzi? C'è soltanto un fucile là dentro. Manda qualcuno subito. Subito. Ce l'hai fatta, eh? Isolate il resto della casa. Signor Logan, guardi. Ehi, andiamo via di qui! Svelti! Svelti! Mike li ha tenuti a bada, papà. Lui ci ha salvate. Grazie a Dio non vi è successo niente. Papà, sto bene adesso. Questo è meraviglioso, tesoro. Vieni con noi, Grant. Certo che veniamo. Voi, ragazzi, andate a casa ad aspettarci là. Yeah.
Papà, è finita? Ho paura di no, figlio. Il più deve ancora venire. Ma ce la faremo. Beh, dobbiamo provarci. Tenteremo di farlo per il futuro di tutti. Cercheremo di sopravvivere.